molto velocemente, l'intervento di oggi, che presentiamo oggi, è un intervento molto importante per la viabilità di questa zona della città, perché è un intervento il cui obiettivo è quello di sgravare dal traffico pesante la zona residenziale delle vie dei Laghi e anche di via Secondo Cremonese. Voi sapete che qua è collocata un'area artigianale importante, significativa della città, con molte attività produttive insediate, e questa, come dire, presenza di un'area artigianale all'interno di un contesto residenziale crea problemi in ordine al transito di veicoli commerciali. Con questo intervento si sgrava la zona da questo tipo di traffico e appunto lo si devia su una bretella che ha queste funzioni di servizio, di viabilità, di collegamento. Per noi è un intervento molto importante, un intervento che è atteso dalla cittadinanza di questa zona, dai nostri concittadini, ed è un intervento che è stato anche impegnativo per le casse comunali, perché è un intervento che complessivamente è di circa 1.300.000. Si coglie questa esigenza anche della delocalizzazione dell'antenna Wind ed è, come dire, un dato di risposta delle esigenze dei cittadini che nel momento in cui abbiamo assunto il governo della città si sono state presentate. Arriviamo, ripeto, a quest'opera che è stata comunque impegnativa ed onerosa per l'amministrazione, però consapevoli che è un ottimo intervento, che è un ottimo lavoro, che non sarà un lavoro assolutamente utile, che si completerà poi con, in ottobre, con l'intervento di carattere di mitigazione ambientale che è la siepe e alcune pose, la pose di un filare di, nella nota c'è, trovato il riferimento un filare di 100 esemplari di quercia nel presso di via Nevoli Garda, le facciamo in autunno perché e poi una siepe lungo tutto il tracciato per quasi un chilometro di utilità, stagione ideale di utilità della stagionale. Ricordo anche che con questo intervento abbiamo raggiunto anche un altro risultato, abbiamo assicurato e riqualificato la zona del campo sportivo che era attraversata dalla bretella e che in una prima istanza doveva essere sacrificata e che invece abbiamo recuperato. E ricordo anche che qua abbiamo compiuto un'operazione di bonifica ambientale molto significativa, che è costata anche tanto, 300.000 euro, laddove tra gli orti, ma c'era di tutto, in cui c'era sepolto di tutto e che noi abbiamo riqualificato e ribonificato, e credo che sia anche questo un dato positivo. Rifiuti pericolosi, rifiuti nocivi? No, però c'era anche dell'amianto. C'era internet. Sì. Centinaia di, erano più di una tonnellata di Ethernet, uno e due mi pare, e poi diversissimi di altri.